Moda, arte e telaio. Potrebbe essere questo lo slogan di Matteo Mossa, alias Matteo M Design. Miss TV è andata a conoscere meglio questo giovane emergente di San Sperate che attraverso l'antica tecnica a telaio realizza delle vere e proprie opere d'arte, declinandole alla moda e non solo. L'idea mia iniziale era quella di portare il classico arazzo che si vedeva appeso nelle case e di fargli rivivere un qualcosa di più importante, che era quello di un istante in una passerella, di uno scatto fotografico, di un video di alta moda. E mi pare infatti che tu sia perfettamente riuscito nel tuo intento e nel tuo sogno, se così possiamo dire, di dare nuova vita a questa tecnica innanzitutto tradizionale, ma anche a questi manufatti. Sì. La mia è una tecnica in pratica tradizionale, però riportata in chiave moderna. Poi il mio sogno è stato realizzato attraverso uno stilista isolano che è Tony Joshua San. Contattandomi mi aveva proposto alcuni spazi nelle sue passerelle, così ho creato delle stole, dei grembiuli, dei gioielli e ho partecipato poi a sue varie sfilate. Dare nuova vita alle antiche tradizioni sarde, portare la Sardegna in ogni creazione attraverso i colori, i tessuti e i simboli. Una sperimentazione che ho voluto provare, portare dall'arazzo all'oggetto per abbigliamento, all'accessorio in pratica. Ne ho creato in lana, ne ho creato in seta, ne ho creato in lino, adesso per vedere le varie differenze dei materiali, come si comportano, se sono abbastanza resistenti. E poi i miei sono tra l'altro dei pezzi unici, in pratica io creo quel pezzo e quel pezzo basta. Irripetibile. È irripetibile, cioè non vado a creare una sequenza di prodotti uguali, anche perché perde proprio quello che è l'artigianato, il valore del pezzo. Non c'è niente.